non lascerei passare questo riferimento che ha fatto sempre David, che mi sembra questo elenco di ristoranti nelle mani di clan importanti della criminalità organizzata. Perché io vorrei sapere quanti controlli sono stati fatti su questi locali, da una polizia locale che è solertissima per andare a vessare gli esercizi di coloro che con la mafia non hanno nulla a che fare, che si presentano in quegli esercizi 10, 20, 40, 100 volte in 10 anni. Quante volte sono andati in questi esercizi? O ci troviamo in una situazione molto vicina a c'era una volta l'America a Milano? Perché io certe volte lo penso. Cioè, avete presente il film C'era una volta l'America? Cioè, avete presente il ruolo dei poliziotti? Perché nessuno è andato? Perché devono essere i reparti investigativi che arrivano lì? E non ci si arriva con i controlli normali? Perché non gli si dà fastidio con i controlli normali? E perché la polizia locale in un'economia di Covid, cioè di pandemia, va a vessare gli esercizi che dovrebbero essere ringraziati per riaprire in queste condizioni? Questa non può non essere una battaglia di Milano. Perché io, nell'America che c'è stata presentata, in C'era una volta l'America, lo abbiamo visto recentemente in televisione, non ci voglio vivere, sia chiaro. Con i poliziotti che si vendono a questo o a quell'altro, non ci voglio vivere. E siccome questo sta accadendo, e intuendolo, lo avevo detto anche delle autorità milanesi alcune settimane fa, non vorrei che sta accadendo. Le inchieste bisogna farle anche su quelli che fanno le inchieste. E penso che tutto quello che ci è stato detto ci porti ad assumerci delle responsabilità continue, perché l'antimafia vera ha dato pochi onori. Qualche volta, fortunatamente, ha dato degli onori veri, ma in genere ne ha dati pochi. Punto. Vedrete la carriera che faranno i magistrati che si sono occupati di processi di mafia. Eccola, la carriera. Bisogna essere scomodi. L'antimafia dei fiori, dei tappeti rossi, io non l'ho mai vista, vera. E credo che sia le due cose che ha detto Davide siano cose importanti, ha detto un presidente di commissione consigliare che sta facendo benissimo il suo lavoro, e che non viene forse ascoltato a sufficienza, ecco, per queste sue preoccupazioni. Ma ti assicuro che ce ne occuperemo, che quell'elenco di ristoranti in cui non è mai andato nessuno diventeranno la cartina d'identità, la carta d'identità di Milano di questi anni. Nessuno c'è mai andato lì. Perché? Perché? Chi dirige queste operazioni di inchiesta e di ispezione? Chi e con che logica le dirige? Siamo sicuri che dei negozianti o degli esercenti, invece che essere costretti dalla mafia a mollare le loro attività, non vengano costrette dalle forze di polizia? Perché quando si arriva a 100 ispezioni non ce la fa più nessuno, eh? Non ce la fa più nessuno.